film di oggi tratta anche, soprattutto, della questione ebraico-palestinese. Però vi cito immediatamente una frase della regista che dice: il mio film non vuole essere una lezione di storia, ma vuole aprire al sogno. Quindi tante volte noi ci aspettiamo da questi film che trattano di questioni così importanti che dicano un po' tutto, no? Che ci raccontino la... Non è il caso di questo film. Il film parte da una struttura narrativa piuttosto classica, usa l'espediente narrativo dello scambio dei figli, no? Questo espediente che spesso viene usato per parlare delle differenze di classe sociale. In questo caso succede che due bambini nati nello stesso giorno, uno di famiglia ebraica e l'altro di famiglia palestinese, vengono scambiati. Però le famiglie si accorgono di questo scambio quando ormai i ragazzi sono maggiorenni. E quando i ragazzi non vengono a sapere, la loro identità va in cortocircuito. Non capiscono più chi sono, non capiscono più chi sono. È un film interessante perché apre alla speranza. Apre alla speranza per una soluzione della questione, anche se non è che la storia risolva, però sicuramente offre della luce, ecco, no? È importante il ruolo delle madri, delle donne, come anche nel film che abbiamo visto insieme l'anno scorso e ora dove andiamo, anche se lì il problema era tra cristiani e musulmani, se non ricordo male. Qua è tra ebrei e palestinesi, però veramente le donne e le madri sono quelle che si pongono come mediatrici, no? Non diciamo altro, anche i giovani, no? Non tutti, però alcuni ci dimostrano come si può superare la questione. Ecco, io mi fermo qui, il film offre veramente un sacco di spunti di riflessione anche su qual è la nostra identità, no? Da cosa deriva la nostra identità, sono più importanti i legami di sangue o i legami culturali e familiari. Ecco, dopo il film rifletteremo insieme su tutto questo. Buona visione. Grazie. Alessandro Montesanto, diciamo che è vice presidente di questa associazione culturale che si chiama Movimento Associazione per i diritti umani. Ecco. E volevo chiederti se ci parlavi un po' della tua associazione. Sì, io innanzitutto vi ringrazio ancora per l'invito che mi avete rinnovato anche quest'anno, perché per noi è veramente un piacere essere con voi. Quindi innanzitutto grazie di questo. Non vorrei portarmi via troppo tempo perché ci sono tante cose da dire su questo film che abbiamo appena visto, per cui brevemente vi dico appunto che l'associazione è appena nata, da poco, ha un anno, perché è stata costituita a febbraio dell'anno scorso, quindi poco dopo forse se ci conosciuti, ed è un'associazione culturale, cioè noi attraverso questa nuova iniziativa cerchiamo di usare le varie forme d'arte, quindi il cinema prima di tutto perché è anche il mio mestiere, e per esempio attraverso anche presentazioni di libri, di mostre, eccetera, quindi attraverso tutte le forme d'arte cerchiamo di concentrare l'attenzione sui temi riguardanti i diritti di tutti e di tutte in tutte le parti del mondo, cerchiamo nel nostro piccolo ovviamente, no? Quindi puntiamo l'attenzione sui diritti umani, sociali e civili. In particolare ci occupiamo e approfondiamo i temi dell'immigrazione a 360 gradi, dei diritti delle donne dappertutto e dei diritti dei minori, però poi appunto collegati a questi tre macro argomenti ce ne sono molti altri. E abbiamo anche costruito un sito che è www.peridirittiumani.com, tutto attaccato per i diritti umani. Sì, con una newsletter che mandiamo ogni 15 giorni, quindicinale, ma questo sito per noi è un po' un giornale online,
quotidiano perché viene aggiornato tutti i giorni, quindi su questo se siete interessati potete appunto trovare notizie, articoli, approfondimenti anche di persone proprio del settore, anche di giornalisti. E poi trovate le nostre iniziative perché abbiamo organizzato l'anno scorso e adesso partirà a marzo anche la Carovana dei Diritti, che è appunto un programma di iniziative attraverso le quali presentiamo, come dicevo prima, saggi, documentari, film, sempre anche noi con gli ospiti, sempre con esperti, e così cerchiamo appunto di portare avanti questo lavoro. Per cui siamo veramente contenti di essere qui oggi a presentare il film che abbiamo appena visto, che è il film proprio che rientra nelle nostre cose, nei nostri argomenti, di questa regista, Lorraine Levy, che è francese ma appunto di origini ebraiche, si intuisce dal cognome, Levy è un tipico appunto cognome israeliano ebraico, e alla sua opera prima, tra l'altro, e in quanto opera prima direi che è riuscita molto bene, perché è un film ben costruito sia dal punto di vista tecnico che sia dal punto di vista appunto del contenuto, che rimette al centro la questione israelo-palestinese, che è ancora una questione irrisolta, e però ce la fa vedere anche dal punto di vista delle immagini e ci fa riflettere dal punto di vista anche di chi sta dall'altra parte, no? Dal punto di vista di chi sta oltre quel muro che abbiamo visto inquadrato più volte nel film, un muro che separa, che divide due popoli da decenni appunto in conflitto, e sormontato anche dal filo spinato, anche questo è stato inquadrato appunto più volte. E io partirei proprio dall'ambientazione. Dicevo, la regista, come diceva prima anche Francesca, non vuole dare risposte, non vogliamo fare un trattato storico perché non è in questo momento e non sarebbe neanche in grado di farlo, però suggerisce forse delle soluzioni, no? Una soluzione a un conflitto, ma che può essere non solo storico come quello che vediamo, o politico, ma un conflitto anche tra persone comuni. No? Ci arriviamo appunto piano piano, vedremo quale questa soluzione che appunto propone lei. Brevemente però vorrei anche suggerire un'altra cosa, che questo film appunto è stato inserito in questi giorni, nel vostro Cineforum, e ci fa ulteriormente piacere, perché questi sono i giorni proprio della memoria. No, il 27 gennaio prossimo, martedì, sarà la giornata dedicata alla memoria, quindi appunto giustamente si ricorda l'olocausto, l'olocausto degli ebrei, ma qui diciamo, come dicevo prima, vediamo il punto di vista anche degli altri, di quelli che sono stati o sono considerati i nemici, i diversi, no? Che poi in realtà appunto non lo sono. Una considerazione che viene fatta grazie a questo film è che non bisogna mai generalizzare, cioè che il popolo, un popolo è fatto di persone e non tutte le persone per fortuna la pensano allo stesso modo, quindi già questa potrebbe essere una chiave di lettura. Ma io partirei appunto dall'ambientazione, perché il cinema, come ho anche detto l'altra volta, dico sempre, ci permette di viaggiare. Quest'oggi siamo andati in Israele, una terra, un piccolo pezzo di terra, dove appunto si dice convivono, ma in questo caso convivono a fatica, appunto due popoli, due culture, e i ragazzi protagonisti del film con le loro famiglie sono rappresentanti di questi popoli, di questi due popoli, di queste due culture completamente diverse tra loro. E questo emerge anche dalle riprese fatte da Levy, perché da una parte abbiamo la città di Tel Aviv, che è una città, come avete visto, bella, bellissima, è una città luminosa, è una città quasi a stampo occidentale, abbiamo visto i grattacieli, no? Gli alberghi sulla spiaggia, questa spiaggia enorme, e viva anche di notte, anche di sera, perché è veramente così, illuminata, colorata, e le stesse inquadrature del film, le stesse riprese sono inquadrature e riprese ampie, sono campi totali, si dice, no? Perché la regista dice che ci vuole comunicare un senso di maggiore libertà appunto in questa città, anche l'abitazione stessa della famiglia israeliana, non so se avete notato, è molto luminosa, molto bella, appartiene ovviamente alla famiglia, alla borghesia non israeliana, ma appunto gli ambienti anche sono aperti, così come dicevo le riprese. Quando invece ci spostiamo, quindi viaggiamo, andiamo in Cisgiordania, la situazione cambia. I territori palestinesi sono quelli che abbiamo visto sullo schermo, e le riprese stesse diventano più strette, più claustrofobiche, sono più campi appunto stretti, primi piani sui personaggi, che non so anche se avete notato, quando si va a trovare la sua famiglia, o
anche Joseph dopo, nella seconda parte del film, i personaggi sono quasi sempre inquadrati dietro a delle inferriate, no? Dietro a delle grate, dietro a delle finestre. Questo serve per moltiplicare e approfondire appunto il senso di soffocamento, no? Di prigionia, quindi non solo sono stati chiusi e sono effettivamente chiusi questi, i palestinesi occupati dentro a questo muro che va a costituire una sorta di ghetto, no? Ma all'interno stesso dei territori ci sono questi villaggi uno accanto all'altro e abbiamo sentito dire tra l'altro da Yassin che suo padre non può fare nient'altro che il meccanico, non può fare quindi un altro mestiere perché non può spostarsi e andare in un altro villaggio a lavorare. La situazione è diversa anche dal punto di vista economico, è molto più povera, no? E tra l'altro in questi giorni sono stati anche staccati i tubi dell'elettricità e quindi anche poter comunque sopravvivere, cioè la qualità della vita si abbassa sempre di più. La mamma di Yassin, appunto dal ritorno dalla spesa, dice è qui è diventato tutto più chiaro, più caro, anche il pomodoro costa un pochino. Insomma, il quadro è chiaro, quindi anche dal punto di vista delle ambientazioni e delle riprese c'è questa netta differenza. Anche la fotografia, per fotografia nel cinema si intendono le luci e i colori, da una parte abbiamo la luminosità, dall'altra invece l'ombra, no? Sono più cupe anche come appunto quadratura. Ma noi siamo partiti da un fatto, come diceva prima Francesco, da un escamotage anche se vogliamo letterario di scrittura cinematografica, che è lo scambio dei due bambini. Durante la guerra del Golfo nel 91 ad Haifa l'ospedale tutto è stato bombardato e quindi sono stati scambiati questi due bambini che oggi sono ragazzi, hanno sui 18 anni, sono quasi maggiorenni. Dobbiamo vedere le reazioni degli adulti e dei ragazzi appunto di fronte a questo fatto, che già tra tragico e drammatico di per sé è accaduto, non so se avete sentito il telegiornale poco tempo fa in Italia, una cosa abbastanza grave. Ancora di più se mettiamo questa situazione in un contesto non storico, politico, religioso come quello che abbiamo in Israele e in Palestina attualmente. Allora, partiamo dai uomini che in questo film sono un po' messi in crisi, però riescono anche a mettersi in discussione per fortuna. È un film tutto al femminile questo, no? La regista e le donne che vedremo dopo. Allora, qui gli uomini, i padri, reagiscono male. Il padre, cioè del ragazzo, di Giuseppe, del ragazzo israeliano, il colonnello tra l'altro, accusa subito la moglie, anche se indirettamente, di averlo tradito. E poi qualche scena dopo le dice, caricando ancora di responsabilità la moglie, le dice mamma madre se ne sarebbe accorta. Quindi lui rifiuta il problema, non accetta la situazione, all'inizio ovviamente. Lo stesso accade al padre palestinese, no? Il quale appunto dice no, noi non diciamo niente a nessuno, facciamo finta che questo non sia successo, dimentichiamo. Quindi ritorna il tema della memoria anche proprio in questo film. E la moglie lo riporta al centro della riflessione perché gli dice ma come noi, e tu in particolare, noi palestinesi non vogliamo che si dimentichi il fatto che siamo stati scacciati e proprio tu, per il quale appunto ti consideri così importante la memoria storica, adesso vuoi dimenticare questa cosa che ci riguarda così da vicino. Quindi è interessante notare che questi due padri, questi due uomini anzi, pur così diversi per religione, per appartenenza, per nazionalità, anzi quasi nemici, siamo uguali come genitori, come padri, proprio lo stesso i sentimenti di fronte appunto a questa situazione. E poi abbiamo anche Bilal, il fratello maggiore arabo, che è importante nel film, non solo perché all'inizio ci fa pensare che possa prendere una brutta piega il suo filone, no? Il filone narrativo legato a lui, e invece no, perché la regista punta sulla speranza e sulla soluzione del conflitto. È importante nel momento in cui all'inizio sembra quasi rinnegare il suo stesso fratello arabo Yassin, perché ha paura di essere rinnegato da lui un giorno, ma poi costringe anche Joseph a ripetere più volte io sono appunto Joseph, sono arabo di Palestina, no? Glielo fa dire due o tre volte, io sono arabo di Palestina, e così facendo induce Joseph ad andare in fondo al suo percorso nella ricerca della sua nuova identità,
Giuseppe ha già cominciato a farlo, però lui in questo modo lo costringe quasi ad assumere questa sua nuova identità. Questo per quanto riguarda gli uomini, poi ci torniamo. Ma questo film è importante per il ruolo delle donne, non dicevo prima appunto che tutto è femminile. E le madri sono delle grandi donne in questo film, sono persone intelligenti che fanno un percorso, sono loro le prime a cominciare un percorso di avvicinamento l'una all'altra e ai loro figli, e poi accompagnano, come fanno le madri appunto, anche tutti gli altri protagonisti a fare lo stesso percorso. Dal punto di vista cinematografico questo in realtà è sottolineato fin dalle prime scene, perché quando loro due sono di fronte al direttore dell'ospedale che deve dare la notizia a loro ma anche agli spettatori, sono riprese insieme nella stessa inquadratura, le vediamo riprese da dietro, però appunto sono, rimanendo unite insieme nella stessa inquadratura, mentre i padri dopo un po' alla notizia scappano, no? Ed escono dallo schermo, loro due invece rimangono legate e vengono riprese più volte in questo modo. Quindi già da questo si capisce che comunque riusciranno a creare un legame. E infatti sono quelle che poi durante il film piano piano si guardano negli occhi, si toccano soprattutto, le accarezzano, abbracciano i figli, i propri figli, quelli che hanno cresciuti, ma anche gli altri, no? Il figlio dell'altro, a proposito appunto del titolo del film. E quindi sono loro che riescono, e qui c'è secondo me la soluzione del conflitto suggerito dal film, a duplicare l'amore, a moltiplicare. Cioè in una situazione in cui i governanti, le persone al potere hanno separato, hanno diviso, no? Anche architettonicamente proprio, cioè materialmente, il muro delle persone, un po', un popolo, eccetera. Loro invece, accogliendo una persona nuova nella loro famiglia, un figlio, moltiplicano l'amore, appunto, lo raddoppiano. Questo mi sembra molto bello. Ed è un po' la stessa cosa che fanno le sorelline, che nel film sembrano marginali, no? Perché le vediamo poco, perché sono piccole, e invece no, sono ancora, anche loro importanti, tant'è vero che rientrano nella sceneggiatura stessa del film. Perché la sorellina israeliana dice, giustamente, come tutte le bambine, e chiunque avrebbe detto quella frase, ma la dobbiamo ridare indietro quando si ritorna. Viene a sapere, no? Di questo scambio di fratelli, ed è una frase, una battuta se vogliamo, che solleva gli spettatori dal dramma che stiamo vivendo, ma è anche lecita, no? Dal punto di vista di una bambina, giusto? Ma va oltre, non si ferma a questo. Cioè la bambina, quando la famiglia palestinese viene in casa sua, dice al ragazzo, a Yassin, ma la mia nonna e i miei genitori hanno origini francesi, tu hai studiato in Francia? Basta, la soluzione anche lì è trovata, cioè lei riesce subito a trovare un terreno comune, no? Che risolve. Quindi per lei è quasi simile a loro, anche Yassin fa parte della famiglia, può comunque tranquillamente fa parte della famiglia. Così come le due sorelline, quindi questa israeliana e l'altra palestinese, si prendono per mano, prendono la loro bambolina e vanno a giocare. Perché? Perché i bambini, ma questo avviene anche proprio non solo nel film, anche nella realtà, ma quando andiamo ai giardini a portare i figli e i nipoti, magari ci sono bambini che ancora non sanno parlare, o che non si conoscono, o che non conoscono la lingua dell'altro, trovano subito un modo di giocare insieme, di comunicare, perché appunto i bambini hanno meno sovrastrutture di noi tutti, e quindi per loro il rapporto è appunto più immediato, no? Così come per le madri agiscono nel film per istinto, un istinto di donna, un istinto materno, e per questo riescono appunto a moltiplicare, dicevo, l'accoglienza, l'amore, a dare questo messaggio appunto di accoglienza e non di separazione. Poi ci sono i protagonisti, anche i ragazzi, i due ragazzi, fanno un bel percorso, tra l'altro consideriamo il fatto che hanno appunto quasi 18 anni, ma i ragazzi di oggi, di quell'età, ma anche qui in Italia, sono in una fase delicata, sono quasi ancora adolescenti. Quindi sono in cerca della loro identità, quindi indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo in cui vivono, sono ancora un po' confusi. Questi due ragazzi, poverini, si ritrovano a dover fare un percorso ancora più difficile, ancora più complicato, e piano piano lo fanno. Anche loro lo fanno in maniera istintiva, perché non so se vi ricordate la scena di quando appunto la famiglia palestinese va a trovare
quella israeliana, escono un attimo a fumare una sigaretta, si fanno due domande, cioè prendono le misure, no? Perché c'è giustamente una certa diffidenza, ma poi iniziano a chiacchierare degli argomenti tipici dei ragazzi di quell'età, cioè hai la ragazza, no, non ce l'ho, e neanche io, è quello il problema a quell'età, no? E anche loro trovano questo terreno comune che è per trovarsi o meno la ragazza. Oppure cosa vuoi fare tu da grande? Il percorso più complicato forse lo deve fare, e lo fa Giuseppe, perché lui in fondo è stato in un certo senso più protetto ed è quindi anche più immaturo rispetto a Yassine. Perché Yassine è nato e cresciuto in un posto di guerra, di conflitto, e poi è andato anche a studiare all'estero, in Francia, e quindi è diventato un uomo forse più fredda rispetto all'altro ragazzo. Invece Giuseppe è ancora un po' pulcino, no? Appunto la mamma lo vedete, lo bacia, lo abbraccia, lo rassicurano sempre, quindi deve fare un sforzo in più, che lui accetta però di fare. È vero che a un certo punto presenta il suo nuovo fratello come un cugino, perché ancora magari non si fida, perché ancora insomma, fa fatica ad accettare questa nuova situazione. Però alla fine presenterà Bilal invece come mio fratello maggiore, mio fratello. Quindi il percorso lui appunto l'ha fatto. E c'è un'altra scena che trovo significativa e anche bella per il collegamento che gli sceneggiatori e la regista fanno fare. Quando i due ragazzi si trovano di fronte allo specchio prima di andare alla festa di compleanno, è sofisticato quel riferimento. Perché appunto Yassine, guardandosi allo specchio, dice come Ismaele e Isacco. Ismaele è il fratello appunto scacciato. Chi non ha dei grandi riferimenti, magari culturali, fa un po' fatica, no? A capire quella scena, che invece è centrale. Innanzitutto, quando in un film viene ripreso un personaggio davanti a uno specchio, vuol dire che si sta parlando proprio del tema dell'identità. Cioè è il personaggio che o ha perso per qualche motivo la propria identità o appunto la sta cercando. Quindi il tema è quello, no? Quando noi ci guardiamo in faccia e quindi ci chiediamo chi siamo, dove vogliamo andare, che persone vogliamo essere. Quindi già questo è significativo. E poi dice a riferimento ai due figli di Abramo. Abramo appunto ha avuto due figli, ha avuto il figlio Isacco dalla moglie Sara, quindi figlio legittimo, e ha avuto il dato discendono di ebrei, e ha avuto il figlio Ismaele invece dalla schiava Agar, ed è il figlio appunto illegittimo, e Agar e Ismaele sono stati mandati nel deserto a morire, appunto sono stati scacciati. Quindi c'è questo appunto riferimento a Isacco per questo motivo. Per fortuna nel film questo non accade, perché come abbiamo detto il film è un film sull'accoglienza, sulla capacità di mettersi nei panni dell'altro. Avete visto il finale, proprio l'ultima scena, l'ultima inquadratura. Abbiamo Giuseppe su quella specie di spianata, no? Di cemento, forse l'unico posto da cui i palestinesi possono guardare l'orizzonte, no? In cui si sentono liberi. Su quella spianata prima ci andava l'altro ragazzo, l'altro fratello, quindi è come appunto se uno si fosse messo veramente nei panni dell'altro. Joseph a un certo punto dice di chiamarsi alla fine Youssef, cioè pronuncia il suo nome in arabo, quindi ha fatto sua veramente l'identità appunto palestinese, l'identità araba, forse prendendo il posto di quel fratello che invece è morto, che non c'è più, a cui assomigliava tanto, perché vengono inquadrati lui e la foto per qualche secondo, giusto per farci notare appunto la somiglianza, ecco. Quindi è interessante appunto che Giuseppe abbia veramente introiettato quella cultura, anche tant'è vero che alla fine canta alla tavola della sua famiglia palestinese. E l'ultima cosa che dico appunto è anche bello che sia stata usata la musica come filo conduttore di tutto quello che abbiamo detto, perché anche solo un canto, anche solo la musica può essere veicolo di conoscenza e di vicinanza appunto tra le persone. Io spero di avervi dato più spunti.